Crotone ha adottato il Manifesto della Salute, un documento ministeriale volto all'adozione da parte dei cittadini di corretti stili di vita che consentono la prevenzione delle malattie. La formalizzazione è avvenuta durante il convegno Urban Diabetes Charta, incentrato su una malattia purtroppo diffusa nella provincia pitagorica, quella del diabete. Organizzare una città, un'area urbana per incentivare l'attività fisica è fondamentale, ma non solo questo, cioè pensare anche a tutta una serie di aspetti per il benessere, diciamo, dei cittadini proiettato nei prossimi 10-20 anni. 11.000 pazienti che generalmente frequentano il nostro servizio, quindi ci attestiamo su una media di circa l'8% rispetto alla popolazione residente nella nostra provincia e nella nostra città, che è una percentuale più alta rispetto ad altre parti d'Italia. Non c'è una presa di coscienza ancora generalizzata del problema di diabete, siamo messi malissimo a livello calabrese perché è la regione con la più alta prevalenza di diabete in tutta Italia. Però è una giornata importante perché da qui si può cominciare, proprio perché è la prima giornata che si fa in Calabria, a lanciare l'idea di un nuovo modello di assistenza. Da Crotone per la CNews 24.